Mi presento brevemente, io sono un ecologo marino, quindi in questo progetto mi trovo prestato ad occupare le vesti di quello che potrebbe, meglio di me, cioè svolgere uno scienziato che si occupa di scienze sociali o economiche, perché parlare di governance non è esattamente il mio specifico argomento di ricerca e di scienza. C'è una motivazione per cui lo sto facendo io ed è che ho delle incursioni in questo settore della governance. Nel passato mi sono occupato di governance per le aree marine protette, quindi rispetto ad altri colleghi che si occupano di ecologia marina ho un po' di sensibilità su questo. E spiegare, probabilmente ci sono persone tra di voi, non è attivato, ma mi sentite? Sì, aumento il tono della voce. Ci sono persone tra di voi che conoscono magari meglio di me cos'è la governance, cos'è un'analisi di governance, però il mio compito oggi è contribuire, diciamo, ad arricchire le vostre conoscenze in questo settore e guardare insieme quale sarà il percorso che vorremmo svolgere all'interno di questo progetto. Sentivo l'intervento dell'ingegnere, no, sto andando ora un po', non mi faccio imbrigliare dalle diapositive, vado un po' un attimo a ruota libera. L'intervento dell'ingegnere Venditti è stato per me importantissimo perché mi ha tolto tanti elementi, tante patate bollenti dal mio intervento e lasciandomi a una seconda parte che è proprio quella squisitamente della governance. Entrando in quest'aula, comincio così, ho letto all'ingresso questa frase: la crescita delle attività umane sta impoverendo la diversità delle specie a un tasso 1000 volte superiore a quello naturale. Ban Ki-moon. Ma com'è possibile? Se abbiamo delle leggi, abbiamo visto adesso le leggi della Comunità Europea così importanti a tutela dell'ambiente, com'è possibile che abbiamo questa perdita di risorse, perdita di biodiversità? Perché oltre alle leggi che vengono dai governi emanate, dalle regole che vengono preparate, c'è poi una fase successiva che è l'attuazione di queste leggi. Come queste leggi vengono attuate? Chi viene coinvolto nell'attuazione di queste leggi? A chi viene data parola? E quando si parla di governance si parla di questo. Non si parla di governo, si parla di come le leggi, le regole, le regolamentazioni vengono attuate. A chi viene data parola? In una governance ambientale c'è di mezzo l'ambiente e chi parla per l'ambiente? Questi sono i punti che cercherò di affrontare rapidamente attraverso la parte, insomma, imbrigliata delle diapositive. Quindi la differenza tra governo e governance: il governo sono delle persone che in genere si occupano di emanare leggi assieme al Parlamento, a secondo che tipo di forma di governo un paese si è dato, per controllare, per regolare il funzionamento dello Stato. La governance è una cosa diversa, è l'attuazione, e quindi nell'attuare si indicano anche i risultati di come le leggi vengono realizzate. Una governance, lo dico ora, ma lo vedremo più avanti, non è di per sé semplicemente una buona parola. Ci sono buone governance e cattive governance. Ci sono modalità di attuare delle leggi che possono essere buone o possono essere cattive. Infatti, ho preso qua una citazione per dirvi che governance è un processo molto più ampio, occupa spazi molto più vasti e dovrebbe tenere conto di tutta quella che è la società, attraverso meccanismi formali e informali che vengono regolati dai governi con lo scopo di dare ai cittadini una buona risposta. Quando si parla di governance di ampio livello, in genere vengono considerati tre elementi chiave: lo Stato, la società civile e il mercato. Queste tre componenti chiave si trovano in equilibri che possono variare proprio in relazione al tipo di governance che viene data. Per esempio, lo vedremo, nella società civile si può dare spazio in una maniera che è artificiosa, lo diceva l'ingegnere poc'anzi, una comunicazione sul Gazzetta Ufficiale, ma chi la va a leggere, diceva lui. Quindi formalmente la società civile è coinvolta, ma di fatto no, perché non lo viene a sapere. Allora un'analisi di governance, andiamo a vedere adesso, significa andare a capire quanta voce viene data.
l'equilibrio tra queste tre componenti varia. Immaginate voi che un'industria, poi indicata come market, voglia far entrare nel mercato organismi geneticamente modificati, il governo cosa fa? Può regolare con delle leggi. La società civile può avere o può non avere forza. In alcuni paesi la società civile ha una grandissima forza perché si organizza, non è il singolo che parla, e può arrivare a determinare che, fatto l'esempio degli organismi geneticamente modificati, ma potrebbe valere per qualunque altra cosa, che la forza del mercato non sia così pervasiva sotto le regole dello Stato, che deve in genere occupare un ruolo importante. Ma possono esserci casi in cui il mercato è così potente, così forte, che se le regole di governance non permettono alla società civile di esprimersi, vincerà fortemente il mercato. Vi dicevo, c'è una buona e una cattiva governance. Poiché lo scopo della governance riguarda la capacità dello Stato di servire i cittadini, la buona governance, che è quella a cui tutti miriamo, ha delle caratteristiche importanti. Si parla di 8 caratteristiche. Rispetta la legge. Ah, è arrivato qualcosa. È equa e inclusiva, è partecipativa, quindi bisogna dare voce a tutti, all'ambiente vedremo come dare voce, è orientata al consenso, quindi non deve essere troppo piramidale, perché il consenso ci vuole, è responsabile, fornisce delle risposte alle esigenze dei cittadini, è trasparente. Questo tema della trasparenza lo vedremo, credo, nell'ultima diapositiva. Trasparenza alla quale si oppone l'opacità è quando il cittadino non riesce a comprendere, o anche l'impresa, l'imprenditore, l'industria, quali siano le regole, e quindi nell'opacità non si riesce a procedere. Deve essere efficiente ed efficace. Andando all'analisi della governance, la cosa importante da fare, ed è quello che noi andremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni a fare, per procedere bisogna avere chiaro qual è lo scopo della governance, cosa vogliamo analizzare, dobbiamo sapere cosa vogliamo analizzare. È importante lavorare con altri attori, rendere pubblico tutto quello che facciamo il più possibile, non fermarsi all'analisi dei dati che abbiamo ottenuto, ma continuare a monitorare il processo. Nel caso nostro, una volta individuata la domanda precisa, che è chiara, è stata esposta dagli oratori precedenti, dobbiamo decidere chi coinvolgere, i famosi stakeholder. Quanto coinvolgerli? Cercare di capire chi gioca un ruolo primario, chi invece ha un ruolo secondario in questa vicenda dei trapianti di Posidonia. E quanto profonda deve essere l'analisi, perché l'analisi può essere profondissima o un po' più superficiale. Nel caso di ambiente, di Posidonia oceanica, di un habitat all'interno della direttiva, noi parliamo di governance ambientale. È sempre governance, però ha un'accezione un po' diversa. La UCN definisce la governance ambientale come qualcosa che avviene a diverse scale gerarchiche per quanto riguarda l'emanazione di leggi e di provvedimenti, scale locali, nazionali, europee o internazionali, ma anche la UCN identifica i tre principali attori: Stato, mercato, società civile. In questo caso l'interazione tra queste componenti è quella che porta alla formulazione e attuazione di politiche in risposta alle esigenze ambientali e all'input della società, quella società che spesso è silente o non organizzata, alla quale si è fatto cenno più volte. Qual è la caratteristica della governance ambientale? È quella che l'ambiente è incorporato e presente in tutte le decisioni che vengono prese, che tutti i livelli in cui è inclusa la comunità, sia sociale, sia economica, sia il cittadino, sono considerati un sottinsieme dell'ambiente. Una governance ambientale deve ovviamente avallare buone pratiche, quindi per esempio il riciclaggio, quelle che si chiamano open loop e non closed loop e non open loop, quindi lo smaltimento dei rifiuti riciclando piuttosto che il non riciclaggio dei rifiuti. E andiamo al progetto, se posso. Questa azione che è stata introdotta da Tiziano poco fa, l'azione
sulla governance si è posto a due anime. Una è proprio cercare di capire, di comprendere quali sono gli elementi di governance che sono stati adottati in Italia nei processi, nei trapianti di Posidonia avvenuti nel passato. L'altra è di fornire linee guida al processo di valutazione di impatto ambientale, come abbiamo visto poc'anzi. Ci sono dei passi che vengono nell'azione obbligati dal progetto che abbiamo presentato. Uno è la raccolta di informazioni di base, quindi tutte le iniziative di trapianto che sono state realizzate finora, in particolare nei casi di studio. Poi abbiamo la raccolta di dati nel contesto legislativo, e in particolare ci concentreremo su quelli che sono stati gli incentivi e gli ostacoli ai progetti di trapianto. Verranno analizzati 4 casi di studio, come abbiamo detto, e questo, per questi primi aspetti vedremo quali sono i metodi di ricerca che ci siamo proposti. Uno è l'analisi documentale, quindi andremo a rivedere le leggi, un po' oggi l'abbiamo rivisto, i regolamenti, i documenti, andremo a guardare la banca dati IDEA che è stata poco fa presentata, cercheremo di capire quali sono le linee politiche, le istituzioni coinvolte, le misure in atto al momento, e tutto questo potrà essere ricavato anche da informazioni che troveremo sulla stampa, sui giornali, roba riportata nel passato. Se ci sarà l'opportunità in questo periodo di partecipare a delle riunioni in aree dove è in corso una attività di trapianto o è prevista, cercheremo di intrufolarci in queste riunioni come osservatori, quindi non prenderemo la parola, per ascoltare cosa dicono i diversi stakeholder. La banca idea è stata presentata, la banca dati di idea è una risorsa dell'ISPRA, del Ministero dell'Ambiente, dove sono contenuti tutti i decreti, e quindi questa è una dei decreti di valutazione di impatto ambientale, è una delle risorse che utilizzeremo per lo studio. Sarà molto importante andare a individuare chi sono questi stakeholder. Qua abbiamo un elenco, ora ve lo ripresenterò in un altro modo, di stakeholder che abbiamo identificato. Più o meno credo che ci siamo, può darsi che aggiungeremo qualcun altro in corso d'opera. Uno degli obiettivi dell'analisi della governance è, individuati gli stakeholder, avendo in mente che stiamo parlando di trapianti di Posidonia, andare a capire se esistono conflitti di uso. Vi faccio un esempio: in molti casi in cui è stato effettuato un trapianto, e ve ne parlerà sicuramente il professore Calvo, il trapianto è entrato in conflitto con un altro uso dello spazio marittimo, che è la pesca. Se io effettuo un trapianto e inserisco in un ambiente delle giovani piante, se queste piante vengono poi in contatto con un attrezzo da pesca non ancora ben ancorate al substrato, le piante verranno estirpate, quindi questo è un esempio di conflitto. E chiaramente andremo ad analizzare e riportare tutto quello che è stata la governance finora realizzata nei progetti di reimpianto italiani, in particolare nei casi di studio. Questo è come abbiamo pensato di racchiudere i vari stakeholder. Li abbiamo divisi in 5 raggruppamenti: gli stakeholder politici, che riguardano quindi coloro i quali possono governare, possono emettere leggi, regolamenti, e quindi i governi, sia regionali sia nazionali, sia la comunità europea. Poi in basso abbiamo gli stakeholder che si occupano di regolare, e quindi chi svolge azioni di controllo e monitoraggio, potrebbero essere le capitanie di porto, potrebbero essere le ARPA, potrebbero essere i gestori di aree marine protette. In alto, alla vostra sinistra, abbiamo gli stakeholder operativi. Gli stakeholder operativi non è altro che quello che poc'anzi ho chiamato il mercato, quindi le industrie che si occupano della realizzazione di opere marittime, ma potrebbero anche essere le industrie, le società che si occupano della realizzazione dei trapianti. Al centro, sotto, abbiamo come stakeholder considerato chi si occupa di ricerca scientifica, le università, gli enti di ricerca, ma chi si occupa anche di proteggere l'ambiente, quindi le organizzazioni non governative. E infine quelli che abbiamo chiamato stakeholder indiretti, che è proprio la società civile, quindi è l'uomo della strada, chi ha un legame, in questo caso con l'ambiente, con la prateria a Posidonia oceanica, può essere una conoscenza, può essere un legame affettivo, ma chi vive il territorio e che potrebbe parlare, e in genere ha difficoltà a farlo, per l'ambiente,
di qualcosa che conosce bene. Questo è il quadro degli stakeholder che abbiamo individuato. Come metodi di ricerca, questi stakeholder e gruppi che possono essere importanti nella realizzazione di trapianti di posidonia oceanica, abbiamo pensato di poterli intervistare con diverse metodiche. Una riguarda le interviste non strutturate o semistrutturate. Cosa sono? Si tratta di andare a parlare con i gruppi di stakeholder senza nessun taccuino, senza nessuna domanda precisa, ma avendo in mente l'idea che cosa io voglio sapere da loro. Questo è molto utile perché non insospettisce l'intervistato. Io non sto registrando, posso chiedere il permesso di farlo, sto facendo una chiacchierata. In questa chiacchierata cerco di capire. Più interviste faccio, più comprendo, posso anche acquisire elementi nuovi che non avevo in mente, che derivano dalla conoscenza, dai saperi delle persone che vado a intervistare. Questo sarà un metodo. Questo metodo richiede molto tempo e quindi non si potranno intervistare molte persone. In alternativa avremo il metodo, l'intervista strutturale, quindi il classico questionario con risposte sì, no, oppure risposte con un punteggio. Questo ci permetterà di raggiungere una grande quantità di persone, però è strutturato, quindi non usciremo fuori da quelle che sono le nostre domande. Lo abbiamo abbozzato dei questionari, ne discuteremo nelle settimane a venire, ma probabilmente i questionari che abbiamo preparato trarranno beneficio dalle interviste non strutturate. Potremo anche dedicare delle interviste a dei gruppi focali. Una volta individuati potrebbero esserci degli stakeholder che sono particolarmente importanti, potremmo riunirne anche con via Skype dei gruppi e parlare con loro. Questa è la parte governance, poi c'è la parte che mi viene adesso semplice introdurvi dopo l'intervento dell'ingegnere Venditti, che è come questo progetto potrà aiutare il processo di valutazione di impatto ambientale. Giusto per rivedere rapidamente quello che è stato detto, c'è una legge del 2006 che prevedeva che tutte le procedure legate alla valutazione di impatto ambientale, che vanno dalla VIA, la VAS, la VINC e poi arriverà la AIA, debbano in qualche modo essere coordinate, integrate e semplificate. Però abbiamo visto che c'è stata un aggiornamento al decreto della legge del 2006, adesso giugno-luglio del 2017, e quindi dovremo tenere conto di questi nuovi aggiornamenti per farvela semplice. Se vai alla fine, questo è tutta un elenco di articoli che ci dicono sostanzialmente che c'è un momento nella valutazione di impatto ambientale o di incidenza in cui può essere prescritto il trapianto. Io ve lo semplifico in quest'ultima diapositiva presa da colleghi del Ministero dell'Ambiente o dell'ISPRA, non ricordo chi ha preparato questa immagine, è un po' sfocata e quindi immagino che voi non la vediate, però questo è il procedimento dall'inizio fino alla fine. Cosa succede quando viene presentato un progetto, un'opera per realizzare qualcosa lungo la linea costiera, la fascia costiera? Vedete questa serie di frecce sì, no, sì, no, sì, no. Si arriva a un punto poi finale in cui, anche se siamo in presenza di una habitat, di una specie che si trova all'interno della direttiva, si può procedere con la realizzazione dell'opera se ci sono situazioni di urgenza, imperativi che sono utili per la salute umana o per il paese, si può dare l'avvio. In tutta questa serie di sì, no e di frecce interviene la governance. È utile, è necessario per il paese, per l'ambiente, che tutte queste frecce, tutti questi sì e no, siano svolti con un processo che sia trasparente ed equo, che non ci siano opacità. C'è uno spazio, non lo vedete, non si vede bene perché l'ho copiato da internet, c'è lo spazio per opacità enorme, perché quando si dice, non riesco neanche a leggere, ma com'è imperante, come si dice, imperativo, c'è... Ma che vuol dire? Io non lo capisco. Può voler dire qualunque cosa, perché per un paese in un determinato opera marittima può essere imperativa. È
Ecco, la governance, l'aprire ai cittadini, l'aprire a tutti la possibilità di conoscere cosa si sta andando a fare, può determinare un controllo dal basso, una forza, questa componente della società civile che finora non ha avuto, la forza è stata più dello Stato e del mercato, per andare a controbilanciare eventuali azioni che potrebbero essere deleterie per l'ambiente e determinare quella trasparenza che forse fino a questo momento non c'è stata molta, ma con questo decreto, questa nuova decreto direttiva della Comunità Europea, da quello che ci è stato presentato mi sembra proprio che vada a centrare questi elementi della governance. Io potrei fermarmi qui perché successivamente ho delle immagini che vi mostrano quello che noi abbiamo pensato possa essere il questionario strutturale da somministrare ai vari stakeholder, però è una cosa che farei in un secondo momento, nella giornata di domani è un po' più intima al progetto se posso. Vi ringrazio per aver ascoltato un ecologo che parla di cose che non sono propriamente sue. Grazie.